Steven! Che succede lì dentro? Jasper! Ma che stavi... Dov'è Steven? Eccolo qui. Steven, ma dove sei stato? Non puoi mica sparire per giorni senza dirci nulla! Il mio diamante fa quello che gli pare. Scusa, cosa? Perché l'hai chiamato in quel modo? Steven! Dove sta andando? Steven, fermo! Non devi farlo se non vuoi. Ma che accidenti hai? Ragazze, vi adoro, ma non potete più aiutarmi. Stavo evitando le uniche in tutto l'universo che possono farlo. Vi prego, non mi seguite. Neanche tu, Jasper. Trova altro da fare nella vita. Steven! Ricorda, saremo sempre la tua famiglia. È assurdo che vogliano tutte votare per Zircone, il braccio destro dei diamanti. Invece Zircone è una di cui ti puoi fidare. Come potete vedere, questo edificio era il centro di potere dell'impero delle gemme durante tutta la seconda era. Quando camminiamo per le sue sale storiche, sembra quasi di sentire il potere di un diamante che scorre dentro di noi. Adesso possiamo recarci verso il negozio di souvenir. Steven! Spinel, ma che cosa ti ha preso? Oh, sono felice di vederti. Ecco, come ti va da quando... Da quando volevo distruggerti? Che storia imbarazzante! A quei tempi sono stata un disastro totale, ma adesso sono molto meglio! Spara, che cosa ci fai qui? Devo parlare con i diamanti. Non scherzare, tu non chiami, tu non scrivi. Già, ma ho qualche problemino adesso. Divento tutto rosa e mi gonfio. Oh, se sono problemi di forma fisica, ho il diamante perfetto per te! Andiamo! Ehi, va tutto bene? Giallo, che stai facendo? Oh, Steven, mi hai spaventata. Stavo invertendo uno dei miei orribili esperimenti. Non ho trovato tutti i pezzi, ma guarda adesso. Oh, ehi! Bentornata! Dopo i danni causati, credo che sia giusto utilizzare i miei poteri per la ricostruzione di tutte le gemme che ho frantumato. A proposito, devo ancora ricostruire le gemme dentro il grappolo.